Carabinieri del Comando Interregionale Ogaden, che comprende le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, hanno svolto dal maggio scorso sino ad ottobre una serie di controlli per verificare la corretta percezione del reddito di cittadinanza. In particolare sono state controllate quasi 90.000 persone, riscontrando 5.000 irregolarità, di cui 3.500 sono stati soggetti deferiti all'autorità giudiziaria per condotte penalmente rilevanti. Contestualmente è stato determinato un danno per l'erario di quasi 20 milioni di euro. Ulteriori accertamenti saranno svolti anche per verificare la presenza di strutture criminali che hanno agevolato l'illecita percezione della misura.